Oriente Occidente 2013, siamo in compagnia di Fausto Mesorella al termine di uno stupendo concerto con Nada. La collaborazione con Nada dura quasi da 20 anni, direi. Forse qualche anno in più, sì. Ok, e che cosa continua ad unirvi oggi? Ma innanzitutto questo tipo di spettacolo, che è uno spettacolo molto particolare perché è uno strumento con una voce. Poi ci unisce chiaramente dopo tanti anni una grande amicizia che non è solo dovuta ad un'amicizia proprio dal punto di vista umano, ma anche da un punto di vista artistico, perché io ho molta stima di Nada, perché continua comunque a lavorare per la musica facendo delle cose incredibili, comunque sempre un passo avanti rispetto alle cose che succedono normalmente, per cui è anche un grande stimolo creativo. È una collaborazione molto creativa. Andiamo su. Senti, l'anno scorso, nel 2012, è uscito il tuo primo album da solista, Suonerò fino a farti fiorire, e hai detto che è stato un regalo che ti sei fatto. Sì, un regalo, perché ho sempre pensato che un chitarrista prima di 40 anni di chitarra non dovrebbe fare i dischi, perché il compito di un chitarrista non è quello di affinare la sua tecnica, ma è quella di trovare un suono sullo strumento, un suono identificativo. Dopo 40 anni ho detto lì, mo lo faccio, perché ho trovato un suono che ho maturato nel corso della mia attività, dagli Avion Travel a finire appunto a Nada, per cui ho deciso di farmi un regalo. Io lo chiamo il regalo, perché un disco di chitarra è un regalo che un chitarrista si fa alla fine, perché comunque rimane nell'ambito della nicchia musicale, anche se con molta sorpresa devo dire che Suonerò fino a farti fiorire ha fatto comunque un altro tipo di percorso. È diventato uno spettacolo che sto portando in giro e spero di continuare a portarlo in giro, perché è un po' uno spettacolo che racchiude non solo la chitarra, ma un modo di intendere la musica, come l'ho vista nascere dentro di me e come da tantissimi anni la porto in giro. Una curiosità, Suonerò fino a farti fiorire. Da dove viene? Che cosa significa? Tanto devo fare che suono che ti farò fiorire, cioè dedicato ai fiori. Poi bisogna vedere i fiori del mondo chi sono. Il fiore del mondo può essere una donna, come può essere una poesia, come può essere un racconto, un libro, come può essere anche una ricetta di cucina. Io mi metto lì a suonare e dovrai fiorire prima o poi. Senti, ancora tanta chitarra con Alessandro Mannarino, sei in tour quest'estate con un tour che si intitola Corde, concerto per sole chitarre. Siamo come nasce? Sì, siamo esatto, tre chitarristi da un'idea di Alessandro Mannarino, perché l'ha iniziata in teatro questa tournée, per cui voleva fare un sentiero acustico diverso, non ci vuole. Per cui ha scelto tre strumenti che sono strumenti acustici che raccontano in qualche modo il mondo delle sei corde, in cui le sue parole si potessero appoggiare non in modo troppo equivoco e trasgressivo, ma su una dolcezza che può dare la sei corde. Uno spettacolo particolare perché ci sono una ventina di chitarre sul palco che vengono suonate un po' alla volta. È uno spettacolo che fra le altre cose sta avendo un grandissimo successo e di cui sono onorato chiaramente di far parte. Senti, tu sei autore, cantatore, arrangiatore, produttore, che cosa ti piace di più? Qual è il mestiere che preferisci tra questi? Vabbè, questa è una domanda un po' difficile. Diciamo il chitarrista, perché poi nasco come un chitarrista, però ogni tanto mi piace scrivere delle canzoni, a parte tutte le canzoni degli Avion Travel, insomma 30 anni di canzoni, poi ho scritto per Fiorella Mannoia, per Tricarico, quest'anno per Maria Nazionale a Sanremo, per Gian Maria Testa, insomma ho scritto per un po' di canzoni in giro, cioè sono chicchette che mi regalo ogni tanto, perché i piccoli doni, diciamo, ispirativi che poi regalo agli altri. Diciamo che l'autore di canzoni è una cosa che mi stimola molto, però la chitarra, insomma, rimane la chitarra lo strumento prediletto. Senti, d'obbligo chiaramente una domanda sugli Avion Travel. Che cosa ti porti dietro di tutta questa storia? Ma quello che mi porterò avanti, perché sono in attività in questo momento e pensiamo per il 2014 di riunire tutto il sestetto per fare una grande tournée, insomma, in Italia. Quindi mi porto dietro il fatto che comunque il gruppo che mi ha dato la visibilità innanzitutto, e poi mi ha dato modo di esprimere il mio modo di comporre, perché tutte le musiche, diciamo, quasi tutte le musiche degli Avion le ho scritte io, quindi comunque
mi hanno attraversato per 30 anni della mia vita, quindi mi porto dietro tutti gli avi entrati, non c'è una cosa in particolare. Quindi il prossimo anno vi aspettiamo di nuovo sul Io penso palco. Di sì, poi vediamo, perché ognuno di noi chiaramente è impegnato in progetti personali, con tutti di grande successo, questo mi fa molto piacere perché insomma significa che ogni elemento del gruppo comunque ha dato sensibilità a questo mestiere. Ed il mestiere glielo ritorna, per cui ognuno sta facendo delle cose importanti, a partire da Servillo, da Spinetti, il tastierista Mario Tronco che ha fatto l'orchestra di Piazza Vittorio, Ferruccio, il contrabbassista, c'ha un duo splendido con Petra Magoni, per cui ognuno di noi sta comunque portando come dei saggi discepoli un po' della cultura personale in giro, quindi ritorneremo sicuramente più forti. E niente, speriamo di fare un bel tour. Bene. Senti, sei molto attivo, molto operativo anche sui social network con i tuoi fans. Quelli per forza, la mia televisione. Ok, allora, c'è una curiosità che voglio capire. La macchinetta del caffè. Quella era quella, non l'avevo messa in scaletta, però visto che l'hai citata, come mai questa macchinetta del caffè? È andata così perché ogni mattina quando mi alzo, quando sto a casa mia, chiaramente faccio il caffè, fotografo la macchinetta e la metto lì. Mi è capitato qualche volta di non metterla, per cui mi sono arrivati i messaggi questa che mattina non si prende il caffè. Allora tutte le mattine adesso parte questa macchinetta. Ma poi, penso che la nostra televisione, la televisione personale, Facebook, può essere anche YouTube, è un modo comunque per dare continuità al proprio lavoro, per far partecipare le persone che ti amano, che ti stimano, alla tua vita, non solo quella artistica, per cui c'è una finestra che si apre su un altro tipo di mondo, che è un mondo trasversale, no? Che però molte volte interessa. Per cui scrivo delle poesie, metto macchinette di caffè. E poi voglio sapere il pensatoio, come nasce il pensatoio? Nasce dopo pranzo, tutti i giorni. Perché il pensatoio è sempre un luogo diverso, un oggetto, qualcosa di diverso. Di solito sono piante, ecco. Se si va a visitare il mio Facebook c'è una pianta. Ho visto anche un forno recentemente. Sì, perché mi trovavo vicino a un barbecue e quindi mi sono messo a pensare lì. Io penso che dopo pranzo gli esseri umani si dovrebbero concedere una mezz'ora di pensiero, no? Di riflessione. Che è il momento più giusto della giornata, perché a pancia piena ti metti là, ti fumi un sigaro o una sigaretta e ti poni davanti a un oggetto che tu vuoi trasferire comunque agli altri, perché in quell'oggetto trasferisci i tuoi pensieri. Io l'ho chiamato il pensatoio, quindi tutti i giorni dopo pranzo, dove sto, fotografo un oggetto particolare e trasferisco i miei pensieri, cioè le mie aspettative, quello che penso. Poi ognuno si mette lì a pensare, anche in questo caso mi hanno scritto, oggi non si pensa. No.